Ciao amici Addicted to Games, io sono Michele. Oggi effettuiamo l'unboxing di questo nuovo arrivato nella famiglia di Addicted to Games, ovvero l'Acer Switch 10, che non è un notebook, non è un portatile convenzionale, è un tablet 2-in-1. Sia un tablet che all'occorrenza può diventare anche un computer portatile, ragazzi. Io prima di questo avevo un iPad che ho venduto, questo mi sarà molto utile nei video, specialmente nelle live, mi permetterà di controllarle meglio senza dover comunque switchare da una schermata all'altra, insomma, un apparecchio interessante, ragazzi, ve lo faccio vedere. Allora, l'ho pagato 220-230 euro, le caratteristiche tecniche sono display 10 pollici, un processore quad core Atom Intel, ovviamente 2 giga di RAM, 32 giga di memoria SSD, senza lettore disco, ovviamente, anche se un lettore disco non lo uso da veramente tanto tempo, non mi ricordo nemmeno io da quanto. Batteria, webcam e poco altro, scheda grafica integrata, ovviamente. Va bene, ragazzi, dai, apriamolo, vediamo se ci riesco. Lo trovate anche su Amazon in vari modelli, c'è questo 32 giga, c'è quello da 64 giga e anche quello da 64 più 500 giga di hard disk solido normale, solo che ve lo sconsiglio perché rallenta un po' troppo le prestazioni. Ovviamente è un prodotto economico, non è di fascia alta, però se avete delle esigenze magari per YouTube, per i video, per comunque un'assistenza, è meglio di un tablet sicuramente, anche perché monta Windows 8.1 aggiornabile a Windows 10. Ok, ci siamo, lo apriamo, ragazzi, vediamo un po', spero vediate. Ok, ce la faccio. Ok, vediamo cosa c'è dentro. Apriamo, ragazzi. Ok, la guida all'installazione, oh mio Dio, sicurezza, altra sicurezza, ecco il tablet, ve lo faccio vedere subito, ragazzi, eccolo qui, il colore è grigio, come vedete, molto bello, è plastica, con un po' di alluminio sparso qua e là. Allora, apriamo, fretta in su, ci riusciamo. Per il costo che ha è realizzato veramente bene, io ho avuto modo di provarlo comunque prima di comprarlo. Ok, vedete, c'è Acer dietro, molto bello il colore, questo è il display, già pieno di ditate. Non so se vedete bene la texture del pannello dietro, molto bella, tipo satinato, anche se è completamente liscia. Display comunque di buona qualità. I tablet 2-in-1, computer 2-in-1, come volete chiamarli, stanno andando molto forte nell'ultimo periodo. Quelli che vanno di più sono questo, l'Acer Switch 10 in tutte le sue varianti e l'Asus Transformer T100, credo si chiami così. Io volevo prenderlo, solo che è ancora più economico di questo, non mi convinceva tanto. Questo invece è anche bello d'estetica. Allora, mettiamolo da parte un attimo, anzi vi faccio vedere gli attacchi, ragazzi. Abbiamo il jack per la ricarica, ok, il jack per le cuffie sta da questa parte, i tasti di accensione, volume, l'entrata per la micro SD, perché questo tablet è espandibile fino a 64 GB di memoria esterna, infatti l'ho comprata. Abbiamo l'entrata per la micro HDMI, in caso vogliamo collegarlo al televisore, la mini USB e poco altro, ragazzi. Qui sotto ci sono i connettori per attaccarlo alla tastiera, vi faccio vedere tra poco come funziona. Vediamo di trovare la tastiera. Ok, allora, il caricabatterie è molto classico, ragazzi, come quello di un portatile. Qui abbiamo un'altra guida rapida e qui dentro dovrebbe esserci la tastiera, che bella pesante. Ok, eccola qui. Eccola, ragazzi, la tastiera, veramente bella. Ha lo stesso colore del pannello posteriore del tablet, ovviamente. Ovviamente la tastiera ha i tasti più piccoli del normale,
però sembra ben fatta, decisamente. Questa è la cerniera dove si attaccherà il tablet. Qui sul lato destro abbiamo una USB 2.0 che ci sarà utilissima per collegare qualsiasi cosa, controller, webcam, microfoni e così via. Io infatti, ragazzi, ho comprato questo USB hub da 7 porte che andrà semplicemente collegato e avremo, se ci riesco, ok, e avremo così 7 porte USB, mica male ragazzi, ve lo consiglio, costa pochi euro. Ok, direi di collegarlo, vediamo come funziona. Oddio, se non mi cade tutto. Allora, la clip è magnetica, se non ci riuscirò mai con una mano. Ecco fatto ragazzi, come vedete si stacca e attacca molto semplicemente e diventa così un piccolo notebook, anzi un netbook. Questa è una sorta di evoluzione di quei computer vecchio tipo che andavano di moda qualche anno fa. Accendiamolo, vediamo se si accende. Ok, perfetto. Possiamo anche collegarlo in altri modi, per esempio al contrario. Sì, è entrata solo una calamita. Se vogliamo fare per esempio delle presentazioni, ragazzi, oppure per chiuderlo e usarlo come tablet portandoci comunque dietro la tastiera, anche se diventa un po' più pesante. Si sta accendendo. Molto bello ragazzi, spero vi piaccia. Ok ragazzi, eccolo acceso, ovviamente ora bisognerà impostarlo, c'è Windows 8.1 installato, anche se metterò subito il 10. Bene ragazzi, questo era l'Acer Switch 10, fatemi sapere voi cosa ne pensate, è un prodotto che mi sarà molto utile per il canale. Bene ragazzi, questo è tutto, se il video vi è piaciuto, oddio, vediamo se ci riesco, perfetto. Se il video vi è piaciuto ragazzi lasciate un bel like, commentate, condividete e passate anche da Facebook, il link è qui in descrizione. Bene ragazzi, chiudiamolo. Questo è tutto, noi ci vediamo al prossimo video, ovviamente sempre su Addicted to Games. Ciao ragazzi!